Ciao a tutti e bentornati. Finalmente DJI ha rilasciato il firmware ufficiale per la Osmo Action 5, versione 01010520. E con l'occasione mi prendo questa serata per fare un po' di test sulle varie modalità colore della Action 5. Quindi non più confronto tra Action 4 ed Action 5, ma confronto tra il D-Log M e l'HLG con varie opzioni sui vari parametri a seconda del momento. Adesso sono le 6:10, quindi c'è ancora un po' di luce, ma oggi cambiamo tragitto, faremo qualcosa che ci porterà anche in zone molto buie e boscose, quindi avremo modo di provare i vari parametri della Action 5 per cercare di capire quali sono quelli più adatti alle varie situazioni. Adesso partiamo con un D-Log M e vi impostato a zero, tutti gli altri parametri li metto in sovraimpressione nel video. Voglio utilizzare 50 fotogrammi al secondo con una velocità di otturatore minima di un centesimo, in modo da evitare il più possibile il mosso nei punti in cui la luce è bassa. Questo è D-Log M. Questo è HLG. Adesso siamo passati ad HLG e oltre a passare ad HLG dobbiamo anche passare il ruscello. Speriamo che gli scarponi reggano. Questo è D-Log M. Stiamo per entrare in una parte boscosa, quindi sarà parecchio scura a quest'ora della sera. Sarebbe interessante fare un confronto diretto tra il D-Log M e l'HLG. Purtroppo possiedo una sola Action 5 e non posso fare questo tipo di confronti. Semmai DJI volesse fornirmi un'altra unità per fare delle prove, volentieri. Siamo ancora in D-Log M e adesso si fa fatica, si comincia a salire. Ora abbiamo switchato in HLG, l'esposimetro mi dà 4500 ISO di sensibilità utilizzata. Vedremo quando riusciamo a farla arrivare a 12800 ISO. Ho potuto notare che l'Action 5 tende ad aumentare gli ISO più rapidamente dell'Action 4 al calare della luce. Penso che questo sia dovuto alla presenza di una specie di algoritmo di temporal denoising presente nell'Action 5 che purtroppo non è possibile disattivare. Immagino che, vista la presenza di questo algoritmo, DJI abbia scelto di aumentare gli ISO velocemente per mantenere basso lo shutter speed. Però mi sembra che questo algoritmo, per quanto carino, tenda a creare degli artefatti come delle sfocature, delle perdite di dettaglio nelle texture, come questa qua, queste quadrettature, oppure la superficie un po' pelosetta del gilet. Purtroppo si sente ancora l'effetto delle recenti piogge ed è tutto abbastanza fangoso. Cercheremo di non scivolare troppo.
adesso siamo tornati in D-Log M. Ora la videocamera mi sta dando 3200 ISO di sensibilità richiesta per la ripresa. Sì, vado via, vado via. Me ne vado, me ne vado. Un'altra cosa che mi interessa verificare è se sia migliorata l'esposizione automatica, perché nelle versioni precedenti del firmware c'erano delle fluttuazioni di qualche decina di fotogrammi ad onda come, e l'Action 4 non presenta questo problema. Ora torniamo nuovamente in HLG, vediamo se il problema della fluttuazione dell'esposizione può essere dovuta anche al D-Log oppure all'HLG. Ora la macchina mi dà un utilizzo di 6400 ISO più o meno. Prima di partire avevo controllato lo stato della batteria ed era al 58%, per cui mi sono ripromesso di cambiarla. Ovviamente mi sono dimenticato, quindi spero che questa batteria residua arrivi fino alla fine del giro, tenendo conto del fatto che ho attivato la modalità ad elevato bitrate e che c'è anche il microfono collegato. Adesso siamo tornati in D-Log M. Siamo un po' dentro nel bosco, quindi è un po' più scuro rispetto a prima. L'esposimetro ora imposta la macchina su circa 8000 ISO con questa luce. È un po' fluttuante perché passo da punti un po' più aperti a punti un po' più coperti dalla vegetazione. Bene, adesso comincia la salita più fastidiosa. Andiamo. D-Log M. Una cosa che ho trovato un po' irritante è l'autodimming del display dell'Action 5 dopo pochi secondi di ripresa. A volte si avrebbe il piacere di vedere un'immagine luminosa, però evidentemente devono esserci dei problemi tecnici col display OLED. Spero che vengano un po' risolti, perché è un po' fastidioso continuare ad andare lì a toccare con il dito per riattivare la luminosità massima del display. Ora sono tornato in HLG. Posso dire che in grosso modo la luminosità ambientale è come la fase di ritorno del video precedente, forse leggermente più scuro qui adesso perché c'è molta vegetazione intorno. Questa è la parte più dannatamente ripida. Un po' di relax per poco. Ora la macchina mi sta usando 6400 ISO in HLG, che è il massimo. Adesso provo a switchare su D-Log per vedere cosa usa. Adesso in D-Log la macchina mi sta usando 12800 ISO secchi. Diciamo che siamo a fine corsa. Ora l'unico modo che abbiamo per riuscire ad avere un'immagine un po' più luminosa è aumentare i tempi di esposizione. Quindi
provo a passare da un centesimo di secondo a un cinquantesimo di secondo. Adesso sono passato a un cinquantesimo di secondo, non sarebbe proprio il massimo con 50 fotogrammi al secondo. Probabilmente si comincerà a vedere un po' di mosso, un po' di blurring dello stabilizzatore elettronico. Da qui sul display non riesco a vederlo, dopo cercheremo in post di capire. Madonna che fango! Adesso switch su HLG mantenendo uno shutter speed di un cinquantesimo. Ecco, siamo in HLG con un cinquantesimo di esposizione. Diciamo che siamo un po' al limite del faretto con questa luce, pertanto penso che nella parte di ritorno utilizzeremo una lampada. Bene, adesso siamo nella parte più alta del tragitto, abbiamo fatto circa 320 metri di dislivello, adesso ce la prendiamo con calma, tiriamo un po' il fiato e scendiamo. C'è una prima parte di ritorno che è su strada asfaltata, poi ritorniamo nel bosco. HLG. La batteria comincia a segnarmi arancione, spero di riuscire a completare il giro. Sono stato un po' sprovveduto da questo lato. Ora sono nuovamente in D-Log M, e perché così posso sfruttare i 12800 ISO. Mi è stato suggerito da un utente del forum DJI di provare a impostare l'exposure value a 1 per vedere se si riesce in qualche modo a evitare le sbavature del temporal denoise della macchina, o tearing come si vuol chiamare. La batteria è sul rosso. Adesso l'exposure value è impostato a più 1, ma mi dà la sensazione che più di così non si riesca a fare perché la macchina è già sui 12800 ISO. Per forza di cose adesso dobbiamo cominciare a usare una lampada. Faccio un'ultima prova in 4K a 25 fotogrammi al secondo con uno shutter speed di un cinquantesimo. Quasi quasi faccio anche uno shutter speed di un venticinquesimo, va. Ok, adesso sono a un venticinquesimo di shutter speed e 25 fotogrammi al secondo con ISO 12800. Più di così non si può. Adesso switcho un attimino su HLG per vedere come rende. Adesso siamo su HLG, ma i 6400 ISO massimi si fanno notare. Adesso stiamo andando in un punto praticamente buio. Penso che da qui in avanti utilizzerò D-Log M, almeno finché non accendo la lampada. Penso che qui si veda moltissimo il blurring causato dal venticinquesimo di secondo di esposizione. Provo ancora ad andare un po' avanti, ma ormai è il turno della lampada. Ok, prima che mi muoia la batteria dell'Action 5, facciamo un po' di prove con le luci. Siamo in D-Log M, un venticinquesimo di shutter speed e 25 fotogrammi al secondo. Adesso commuto in HLG. Adesso siamo in HLG. Una cosa che mi piace del nuovo sensore della Action 5 è che non fa più l'effetto cangiante arcobaleno quando la punti con la luce frontale. Questo è un bel vantaggio se fai dei vlog ad orari stupidi come questi. Nuovamente
Indy Log M. Qua adesso dove si va? Adesso faccio qualche altra prova aumentando la frequenza dei fotogrammi. Adesso siamo ancora in Indy Log M a 50 fotogrammi al secondo e un cinquantesimo di shutter speed. Ok, era un pezzo che non facevo questa strada, mi sono ritrovato all'antenna. Adesso è inutile che vada a infilarmi di nuovo dentro nel bosco, vado giù di qua. D-Log M, 50 fotogrammi al secondo, un cinquantesimo di shutter speed. D-Log M, 50 fotogrammi al secondo, un centesimo di shutter speed. HLG, 50 fotogrammi al secondo, un cinquantesimo di shutter speed. HLG, 50 fotogrammi al secondo, un centesimo di shutter speed. Ho potuto notare che c'è ancora il problema del recupero dell'orizzonte. Dopo che la macchina è stata tenuta a testa in giù per un po', riaccendendola, l'orizzonte ci mette qualche secondo a riallinearsi, quindi neppure questo nuovo firmware risolve il problema. Male. Ora, per non farci mancare proprio nulla, faccio anche una prova di registrazione in 4/3 senza stabilizzazione, in modo da fare una stabilizzazione con Gyroflow in post. Adesso siamo in D-Log M a 25 fotogrammi al secondo e un 1/25 di shutter speed. HLG. E ovviamente stessa cosa anche in HLG. Non lo so, l'HLG mi sembra molto più contrastato già come base. Ho paura che alle basse luci non sia la scelta migliore. Adesso siamo sempre in HLG, ma mi sembra che arrivi fino a un certo punto, quindi ora commuto in D-Log M finché la batteria me lo permette. Non ho idea di quanto Gyroflow mi permetta di stabilizzare un 1/25 di shutter speed, poi con questa luce che è praticamente buio e notte. Adesso metto la lampada frontale al massimo. Adesso sono tornato a un centesimo di shutter speed, 25 fps. Adesso sono a 50 fps, un centesimo di shutter speed. La macchina mi usa costantemente 12.800 ISO.
non mi metto a correre perché è super fangoso e mi sa che se lo faccio volo. Non ho voglia. Bah! Sì, appunto, è super fangoso. Per quest'ultima parte del video torno in The Warp Horizon Balancing e vorrei trarre qualche conclusione. Allora, a quanto pare il problema con l'Horizon Balancing è ancora presente e questo DJI dovrebbe risolverlo prima o poi perché è abbastanza irritante. Poi il discorso dell'esposizione fluttuante, non lo so se c'è ancora, devo vederlo in post quando vado in montaggio dei video. Per il resto, da quello che ho potuto vedere sul display, penso che l'HLG non sia molto adatto a riprese notturne di questo tipo, però potrei essere smentito. Ok, ormai siamo arrivati al termine del nostro giro. Spero che questo video vi sia stato utile e sia stato interessante. E ci vediamo al prossimo appuntamento. Ciao ciao!